Onorevole, come giudica l'accordo preliminare che è stato sottoscritto con il verbale a Roma qualche giorno fa? Ma intanto è un punto di partenza. Un aspetto bisogna dire e chiaramente dire alla città, che nel momento in cui qualcuno contestava il piano industriale presentato dall'ENI, è intervenuto il rappresentante del governo nazionale e ha detto che il piano industriale dell'ENI non si tocca. Questo significava che la raffinazione a Gela scompare. Ecco, da lì il punto di partenza è quello. Per cui è stato firmato questo verbale di incontro con 6 punti importanti, perché il punto più importante è quello che almeno nel verbale viene scritto, che vengono conservati, salvaguardati i posti del lavoro sia nel diretto che nell'indotto. Quindi finalmente si parla di bonifiche, però sono cose scritte nel verbale, noi dobbiamo concretizzarlo. C'è anche il problema della manodopera specializzata in determinate mansioni. Secondo lei sarà possibile nel breve termine riuscire a riconvertire anche le professionalità delle migliaia di operai? Ma questo è un impegno che in ogni caso il governo nazionale deve prendere, perché in questo accordo, guardate che è un accordo che sta ridisegnando dal punto di vista economico la prospettiva della città di Gela. Dopo 60 anni noi stiamo cambiando, stiamo passando dalla raffinazione a un nuovo tipo di sviluppo, per cui ci vuole un impegno da parte di tutte. La raffineria, quindi il Raggi, l'ENI deve mantenere i posti di lavoro nel diretto e nell'indotto, deve riqualificare queste persone. Il governo nazionale deve intervenire sulla riqualificazione di queste persone, ma soprattutto sugli ammortizzatori sociali. Noi abbiamo una esigenza, partiamo dal presupposto che non si raffinerà più il petrolio, quindi si farà questa green refinery, però noi abbiamo una necessità che venga salvaguardato il personale del diretto e soprattutto il personale dell'indotto. Quindi questa è la grande battaglia per riempire tutti gli spazi che verranno bonificati con delle altre aziende produttive che riescano ad occupare tutto il personale, soprattutto dell'indotto. Gela ha necessità di tante infrastrutture, se vogliamo che non si chiuda un processo industriale definitivamente. Penso soprattutto, e cito soltanto questa, alla Gela Comiso, cioè abbiamo l'aeroporto a 2 passi, quindi è una possibilità di sviluppo anche per l'agricoltura. Dobbiamo sforzarci di stare tutti assieme per cercare di trovare il miglior accordo possibile per il nostro territorio, che serva sia ai nostri operai, ma che serva all'area intera, per cercare di determinare delle possibilità anche agli altri. Arriverà tranquillo a novembre la stipula dell'accordo definitivo? Oggi c'è un momento di un intervento importante della terza commissione, dei deputati della terza commissione, quindi una maggiore collaborazione. Come si arriverà al giorno 6? Lo abbiamo detto anche ieri sera in consiglio comunale. C'è bisogno di la collaborazione di tutti, non ci devono essere scontri né maggioranza né opposizione. In ballo, in gioco il futuro della nostra città. Chi ha qualcosa da proporre, da dire, un intervento, una collaborazione, deve farlo adesso, perché il giorno 6 in quel documento ci sarà molto di quello che svilupperemo nei prossimi anni.